Bello che quando devo cominciare a registrare ovviamente saltano gli allarmi. Ebbene sì, sono tornato operativo più o meno, almeno finché non finisco quei tre esami che ho ancora e quindi più o meno la settimana prossima ricominciamo in qualche modo, più o meno, forse, non lo so. Ma penso che per settimana prossima avremo sistemato le cose più... Cagacazzi, c'è una mosca, Dio! Dunque, stavamo dicendo... Ah sì, quattro stronzate prima di cominciare il replay. Ringrazio Lars questa volta che mi ha passato il replay perché noi, ricordo, siamo poveri, non abbiamo una partner e... comunque Lars, io ti amo, te lo devo dire, muah, proprio... Comunque, due informazioni velocissime sulle serie perché ne parleremo meglio in un altro momento. Dunque, finiamo Giallo in 5 episodi al massimo perché registriamo anche ore intere di gioco, tutte velocizzate, quindi immaginate quanto tempo vi risparmiamo. E comunque, entro fine giugno comunque dovremmo aver finito, almeno di registrare, a meno che il mio computer non decida di fare il cazzo che vuole un'altra volta e di cancellare giustamente tutto quanto perché sì. Entro metà agosto, comunque prima che inizino i mondiali, ovviamente avrò concluso VGC16 perché non ho tutta sta voglia di giocare VGC16, mi sta facendo veramente schifo. Nonostante comunque mi sia divertito un po' a early season, tipo le prime 2 ore. Per quanto invece riguarda noi Yorak, che so che voi ci seguite solo per quello, ma io vi voglio bene anche per quel motivo, più o meno, l'ho già trovata. E ci divertirete, cioè vi divertirete, puttane. Ma basta con le chiacchiere e godetevi questo vabbè, questo replay che nonostante sia stata una bella partita, ha avuto un finale decisamente inaspettato e capirete il motivo per cui in questo momento non abbia tutta sta voglia di andare avanti a giocare competitivamente a Pokémon.